stiamo discutendo di macchine, fondamentalmente, di tecnologia, di modalità, per la prima volta, come se non fosse la prima volta che ne discutiamo. E questo a me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto soprattutto che ha detto Peggio. La ricerca vuol sapere a che punto è la scuola, e la scuola vuol sapere a che punto è la ricerca. Su questo non è sempre facile comunicare, questo l'ha già detto Chiesa, e soprattutto non è sempre facile riconoscersi e legittimarsi a vicenda. Mi sembra un punto di vista interessante, quello di riconoscere che c'è un passato. Che questo passato ha visto delle riflessioni, ha visto delle cose giuste, ha visto delle cose sbagliate, delle cose con un senso, delle cose con molto meno senso, per riprendere una delle parole di Rodolfo. Premetto che ne so molto, quindi non voglio apparire né un oppositore né un elegibile, tutto sommato forse non sono un utilizzatore consapevole. Io ho sentito però alleggiare un concetto che credo che proprio invece appartenga al passato, del quale dovremmo sbarazzarci, ed è il concetto di alfabetizzazione. Credo che questo concetto non abbia mai avuto senso in realtà, ma comunque adesso non abbia nessun senso. Alfabetizzarsi, ho sempre parlato di una parola alfabetizzazione, un contesto come un convegno del Movimento di Cooperazione Educativa, evoca tutta una serie di problemi, di rapporti con l'educazione popolare, non soltanto con l'educazione dei bambini, insomma, quindi è una parola di quelle che colpiscono comunque anche per certi aspetti come un pugno, insomma. Ecco, credo che nonostante la dignità, la grande dignità di questa parola, si debba sgomberare questa tematica dalla sua presenza. Alfabetizzarsi vuol dire imparare il funzionamento di un oggetto in quanto tale, e questo credo che non serva a nessuno. Io imparo l'uso delle lettere, l'uso delle parole, perché le lettere e le parole mi restituiscono immediatamente il senso del loro meccanismo combinatorio. Una macchina della comunicazione non funziona così. Una macchina della comunicazione ha un funzionamento interno e un funzionamento esterno. Un funzionamento rivolto verso la macchina e un funzionamento rivolto verso l'utente. Una macchina non si studia in termini di alfabetizzazione. Credo che ci siano due ragioni, una di storia delle macchine, io adesso uso macchine tra virgolette, sono per analizzare un pochettino, ed è il fatto che le macchine sono passate da un'interfaccia a carattere a un'interfaccia analogica, cioè da un'interfaccia che aspettava di ricevere dei comandi a un'interfaccia fatta di oggetti sui quali si agisce. E questa è una ragione di storia interna, insomma, degli oggetti. Ma poi c'è un'altra considerazione molto più importante, questo oggetto è diventato un oggetto di massa. Un oggetto con il quale, volenti o nolenti, dobbiamo fare tutti i conti, è una condizione di cittadinanza, ne parleremo domani. È una condizione di cittadinanza come una condizione di cittadinanza il telefono, è una condizione di cittadinanza come sempre più è una condizione di cittadinanza anche nell'ambiente nell'ottica l'automobile. Bene, nessuno di noi ha mai usato, rispetto al telefono e all'automobile, cioè a strumenti che hanno un uso nella vita comune, il concetto di alfabetizzazione. Noi per l'automobile abbiamo usato il concetto di scuola guida. Perché parliamo di scuola guida? Perché quando noi andiamo in automobile e impariamo a guidare l'automobile sappiamo anche cosa l'automobile ci serve. E la domanda è questa, condividete la necessità di sgomberare il campo da questo concetto di alfabetizzazione rivolgendosi a un pubblico ampio, a un pubblico di persone che hanno il diritto di imparare a usare le macchine della comunicazione? Siete d'accordo con me sull'idea che sia necessario, in alcune cose che diceva Penge, credo ci sia una convergenza che perlomeno dal punto di vista mio si può esplicitare fin da subito, che sia necessario sostituire il concetto di alfabetizzazione col concetto di autonomia nell'uso dell'interfaccia di comunicazione. Autonomia nell'uso dell'interfaccia di comunicazione orientate, che danno inviti operativi. Penge diceva cerchiamo di fare ambienti aperti e interattivi con una forte metafora che orienta l'utente all'uso del, se ho capito giusto, mi hanno capito giusto. Ecco, gli oggetti funzionano così, pensate a tutti gli oggetti che abbiamo qui davanti a noi e tutti gli oggetti con cui avete a che fare, quelli di qua, gli oggetti funzionano così, ci mandano gli inviti operativi e noi siamo autonomi rispetto a quegli inviti operativi. Allora, non so se sono stato chiaro, comunque i utilizzatori, per avere utilizzatori più consapevoli, all'idea di sostituire e quindi eliminare da tutta la letteratura che si occupa di questo campo il termine, il concetto anzi di alfabetizzazione informatica col concetto di autonomia nell'uso dell'interfaccia di comunicazione. Se siete d'accordo sono contento, se non siete d'accordo ditemi perché. Mi pare che ampiamente argomentata la domanda sia molto chiara. Spero che anche le altre